Il calendario 2019 dell'Anfas di Chieti è stato benedetto dall'arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte, presso la direzione generale di Ubibanca di Chieti, alla presenza delle autorità civili e militari. Nel corso della serata, presentata dal giornalista Paolo Castignani e allietata dal coro Colline Verdi Tiatine di San Giovanni Tiatino, sono stati consegnati importanti riconoscimenti a coloro che hanno sostenuto l'attività del Centro Rosa Blu, presieduto da Gabriella Casalbieri. Con questo evento che anno si chiude per Anfas Chieti? Con questo evento si chiude un anno molto positivo per l'Anfas a livello di attività, perché in una città come Chieti l'unico movimento attivo a livello di volontariato per l'assistenza ai disabili è veramente fatto in un modo speciale, è l'Anfas. Infatti si parla di disabilità a luglio con quella grossa manifestazione e poi si conclude a dicembre. E questa è una nostra conquista, perché noi siamo genitori dei ragazzi speciali dell'Anfas, ma vorremmo che anche chi di competenza potesse di tanto in tanto organizzare, come si fa per altre problematiche, qualcosa che aiuta l'Anfas a crescere, la disabilità a crescere e soprattutto a far conoscere agli altri che la diversità non c'è, la diversità la creiamo noi.